Ciao, in questo video vedremo come usare l'oscilloscopio del ZT703S e non solo, ti farò vedere alcune funzioni del multimetro che non hai visto nei video precedenti. Adesso sto usando il Minilab, ho collegato il 12 volt alla barra di alimentazione e 0 volt all'altra barra e li ho portati qui al trimmer. Il centrale del trimmer va al tester. Ho usato questi coccodrilli qui che sono comodi da mettere sui puntali del tester. Qui adesso il tester è collegato tra meno e il centrale del potenziometro. Infatti se con un cacciavite vado a girare il potenziometro vedo la variazione di tensione da 12 a 0 o da 0 a 12. Prima di usare l'oscilloscopio volevo farti vedere delle cose del multimetro che non abbiamo visto nei video precedenti. In particolare la scala superiore, il massimo, la VG e il minimo, e il REL che si fa da qua. Azzeriamo il massimo AVG e minimo. AVG è il valore medio, così è tutto 0. Tensione 0. Qui secondo me c'è un errore di scala, probabilmente se riesco glielo segnalo, perché questo qui è 2 volt e mezzo, 2 volt, 1 volt e mezzo, 1 volt e 0,5 volt. Perché dopo la scala cambia. Adesso ti faccio vedere, e questo inganna. Se io alzo il trimmer, vedi che su 10 c'è un volt, quindi qui sarebbe un volt. Quando arriva a 2 volt e mezzo la scala cambia e giustamente questo è 25 volt, ma cambia qui ma non cambia questa sopra, e dovrebbero invece farla cambiare. Si sono aggiornati i valori, quindi il valore mio minimo è 0, il massimo è 2,7 e il valore medio è 1,3. Quindi muovendo la tensione lui calcola sempre il minimo, medio, massimo. Mettiamo il valore a 5 volt. Per azzerare il massimo AVG e minimo bisogna premere su REL, che poi ti faccio vedere cosa significa. Lo ripremiamo, tutti i tre valori vengono portati al valore attuale. Quindi se io aumento mi aumenterà il massimo, il minimo è sempre 4,36 e il valore medio è questo. Se adesso io vado in giù, quindi verso lo 0, si abbassa il minimo e il massimo rimane, quindi ho i tre valori. Il REL è comodo se noi abbiamo una tensione fissa, che ad esempio potrebbe essere il nostro circa 5 volt. Premo REL, diventa 0, quindi rispetto a quel valore lì posso leggere quanti volt in più e meno, quindi REL sta per relativo, mi si scosta la tensione, quindi andando in su, e anche qui ho minimo e massimo rispetto a relativo. Il massimo 6 volt e 59, qui va in negativo ovviamente perché ho fatto il relativo a circa 5 volt, quindi va a meno 5. Minimo meno 6 e massimo 6,59. Queste qui erano le cosine che volevo farti vedere che non abbiamo visto la volta scorsa. Ripremo qui, passo nel modo normale e vediamo l'oscilloscopio. La prima cosa che dobbiamo fare quando colleghiamo la sonda all'oscilloscopio è fare la taratura della stessa. Adesso io qui ho messo un TBNC, tu ce l'avrai collegato direttamente. Qui c'è un forellino con una vite e da qui si fa la taratura. Per fare la taratura dobbiamo mettere la sonda qui sul lato, la massa sotto e la sonda sul gancio superiore. Passiamo nel modo oscilloscopio e dovremo tarare quella vitina qui per avere un'onda quadra perfetta. Ci vorrebbero quei cacciavettini qui di taratura. Purtroppo tutti quelli che ho io non vanno bene perché hanno fatto una vite talmente piccola. Uso un cacciavite normale. Porto il segnale della sonda 1 più o meno in centro o anche più basso. Il blu è la sonda 2, non guardarlo. Poi ti farò vedere come spegnerlo. Aumento la tensione in maniera da vederlo meglio. Scendo ancora un po'. Adesso mi muovo un po' anche di qui. Ok, così ho un periodo completo. Adesso prendo il mio cacciavite. Ti faccio vedere, vedi, così non va bene, devono essere perfettamente orizzontali sia sopra che sotto. Quindi devo girarlo perché se è troppo succede l'opposto, devono essere perfettamente orizzontali, e così è tarata. Questa qui è la prima cosa che devi fare prima di usare le sonde. Una cosa è questa, l'altra è impostare l'attenuatore. Impostare quell'attenuatore qui che è per 1 e per 10. Vuol dire che il valore misurato lo divide per 1 o per 10. Ti consiglio di lasciarlo per 10 in maniera da avere più range. Lo metterai per 1 quando dovrai misurare tensioni molto basse. Quindi qui lo mettiamo per 10, però dobbiamo andare nell'oscilloscopio a dirgli che abbiamo la sonda in per 10. Quindi tutte e due le sonde in per 10. Per impostare la sonda in per 10 dobbiamo entrare nel menu. Ci si va premendo appunto menu qua in centro.
questo menu scorre in orizzontale con i tasti destro o sinistro, quindi possiamo andare a destra col tasto di destra e a sinistra con quello di sinistra. Quello che ci interessa a noi è probe, probe vuol dire sonda, per 10. Ogni volta che premo mi cambia sonda per 1, sonda per 100, sonda per 10. Dobbiamo farlo per tutti e due i canali, quindi canale 1 già te lo ritrovi. Per fare il canale 2 devi premere qui dove c'è scritto canale 1, diventa canale 2 e questa è la sonda del canale 2, perché potreste avere una sonda in per 1 e una sonda in per 10, vedi? Io ce l'ho tutte e due uguali, le metto in per 10. Ritorniamo dove eravamo prima. Quindi abbiamo fatto le due configurazioni, la taratura della sonda e l'impostazione dell'attenuatore. Adesso collego la sonda in parallelo ai puntali del tester. Ho collegato la sonda in parallelo ai puntali perché voglio farti vedere una cosa. Passiamo nel modo tester. Abbiamo una tensione di 0 volt, adesso io la porto a 5, circa 6 volt. Passo nel modo oscilloscopio. Con l'oscilloscopio possiamo misurare le tensioni come se fosse un tester. Non fa solo questo, perché lui misura le tensioni con l'andamento nel tempo. Per farti iniziare a capire come funziona l'oscilloscopio, iniziamo a misurare le tensioni. Innanzitutto abbiamo due canali, ma ne stiamo usando solo uno, quindi dobbiamo spegnere il canale 2, che è quello blu. Dovremo andare sempre in menu, channel, andiamo sul 2, enable, off. Spegniamo il canale 2. Adesso io ti spiegherò solo come funziona il canale 1, perché il canale 2 poi funziona allo stesso modo e potrei attivarli entrambi, però all'inizio per far pratica ti basta solo un canale. Poi qui cosa abbiamo? 500 millivolt e qui abbiamo 100 microsecondi, che sono i tempi. A noi interessa il 500 millivolt. È un po' come la scala del tester. Cosa vuol dire? Che ogni quadretto in verticale, la tensione la misura dal basso verso l'alto, ogni quadretto è 500 millivolt. Adesso gli stiamo dando 6 volt, quindi la riga gialla, non so se la vedi, si è portata tutto in alto, siamo fuori scala. Per riuscire a misurare 6 volt devo cambiare quel 500 millivolt qua, quindi devo aumentarlo un volt e un volt già riesco a misurare. Da dove parte la misura? Da dove posiziono questo cursore qua e lo muovo col tasto move, lo sposto dove voglio. Se ho segnali sinusoidali lo metterò in centro, ma come nel mio caso mi è comodo magari andare sul penultimo quadratino e vedo che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 volt scarsi. Se io muovo il trimmer, vedi, si abbassa e si alza come se fosse un tester. È chiaro che se vado oltre, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non vedo più quello che c'è oltre, quindi devo cambiare la scala. Devo andare su volt, 2 volt, quindi adesso ogni quadrettino sono 2 volt, 2, 4, 6, 8, sono quasi 10, se aumento ancora fino ad arrivare al mio 12 volt. Se io diminuisco va giù e se aumento va su. Posso anche vedere, come visto nei video precedenti, la tensione direttamente qui, andando menu, freccia sinistra, misure, e selezionare ad esempio il Vmax. Misura, esci, mi dice che sono 7,9 volt. Adesso è come se fosse un test. 0, 11,9. Se io quindi cambio la scala, 1, 500, scendo ancora, 400, 200. Questo è quello che dicevo, che con la sonda in per 10 puoi scendere fino al minimo di 200 millivolt. Per scendere più sotto dovremmo mettere la sonda 1 in per 1, quindi canale 1 per 1. Nota come cambia da 200 millivolt, va a 20 millivolt. Giro la sonda e posso misurare tensioni molto più basse, fino a 20 millivolt. Adesso siamo a 30 millivolt. Vediamo il tester cosa ci dice. 55 millivolt. Ritorniamo sull'oscilloscopio. 54 millivolt. I valori corrispondono. Rimettiamo la sonda in per 10. Vi segna 6 millivolt, ma è sbagliato perché dobbiamo andare a dirgli che la sonda è in per 10. 60, 50 millivolt. Quindi come vedi è semplice vedere le tensioni spostando solo la scala. Questa qui è la scala delle tensioni. Con la sonda in per 10 riusciamo ad arrivare a 100 volt. Andiamo a vedere ancora la sonda, l'attenuatore della sonda. In per 1 10 volt massimo,
in per cento sono 1000 volt, per 10 100 volt. Quindi se abbiamo una sonda in per cento o un divisore aggiuntivo da mettere tra la sonda e l'oscilloscopio, possiamo impostare qui per cento. Premiamo menu, ritorniamo nel menu di lavoro, diciamo. Abbiamo quattro impostazioni. La tensione, che l'abbiamo già vista. Il move è quello che abbiamo visto, per andare su e giù. Possiamo andare anche a destra e a sinistra, che poi vedremo. Si sposta questo qui in alto. E si sposta anche la finestra che ci fa vedere dove siamo dentro. Vedi questo qui, che si sposta insieme. E questo qui lo puoi tenere dove è più comodo per fare la lettura. Questo qui serve solo per vedere il tempo, perché vedi qui c'è scritto volt e time, che adesso ti andrò a spiegare. Poi c'è il trigger, che è questo qui, e anche qui poi te lo spiego. E questi sono i cursori che servono per fare le misure, le vedremo magari alla fine. Le abbiamo già visti comunque un po' nel video di presentazione dell'oscilloscopio. Il tempo. Il tempo si imposta con la freccia destra e sinistra. E cambia quel 100 microsecondi che vedi qua. Se io faccio freccia destra, freccia sinistra, è di 200 microsecondi, 500. Adesso saliamo e andiamo vicino al secondo. Vediamo cosa succede. Tolgo la lettura della tensione che disturba un attimino, quindi faccio così, misura, tolgo il Vmax, così non ho niente. 200 millisecondi, 500 millisecondi. Adesso 100 volt è un po' troppo, torniamo giù a 2 volt. Vedi cosa fa? Facciamolo più lento ancora, un secondo. Sta facendo, diciamo, come una spazzolata nel tempo, perché in verticale ho la tensione, in orizzontale ho il tempo. Vedi come si sposta. Se io vado a cambiare la tensione, cosa vedrò? Adesso facciamolo andare di qui, che si vede meglio. Lo vedi? Sto salendo, sto salendo, sto salendo, sto salendo, sto salendo, sto salendo, sto salendo. Se io faccio hold, fatto stop, ho bloccato la mia forma d'onda. Questo qui lo posso fare perché l'oscilloscopio è digitale. Con un oscilloscopio analogico normalmente non si può fare quella cosa qui. La posso anche salvare se mi serve, o andare con i cursori a fare delle misure particolari. Quindi io so che qui ci sono 2 volt, posso andare anche a cambiare la tensione o il tempo, o spostarmi col move per fare delle analisi più precise. Ripremendo l'hold, lui riparte. Quindi sto vedendo il movimento della tensione nel tempo, e questa è la funzione principale dell'oscilloscopio. È chiaro che adesso la nostra frequenza di cambio della tensione è fatta con un potenziometro. Questa qui è una tensione alternata. La sto facendo io manualmente, è molto lenta, fatta un po' a occhio. Se cambio la base dei tempi, scendo un attimino, quindi devo andare su time e mi porto un po' più giù e agisco ancora col potenziometro, notiamo una cosa: la finestra di visualizzazione, quando siamo a 200 millisecondi o anche più, la finestra è larghissima. 2 secondi, 5 secondi, 10, 20, arriva fino a 20 secondi. Però la finestra è molto larga. Andiamo a 200 millisecondi, è ancora larga. Quindi vediamo, esce di qui ed entra di qui. Ok. Se andiamo a 100 millisecondi, vedi la visualizzazione. Io non lo vedo subito, perché un pezzo è fuori a sinistra e un pezzo è fuori a destra. Adesso io muovo un po' e poi faccio stop. Se adesso mi sposto col move, posso andare a vedere quello che c'è fuori a sinistra e quello che c'è fuori a destra. Andiamo a vedere, vedi? Okay. Tolgo stop, abbassiamoci ancora, 50 millisecondi, l'effetto è lo stesso, siamo sempre al centro, quindi ci perdiamo il destro e il sinistro, ma non ha importanza, perché quando andremo a misurare frequenze sinusoidali, che la sinusoide permane, non è come un trimmer, diciamo, lo vedremo correttamente. Andando al minimo, questa finestra qui si stringe sempre di più.
5 microsecondi, 2 microsecondi, 1 microsecondi, 500 nanosecondi, 250 nanosecondi, 150, 25, 10, 10 nanosecondi. Quindi io muovendo ho immediatamente la lettura, perché non c'è nulla a destra e a sinistra. Riportiamo a valori che possiamo usare a mano libera. Poi c'è il trigger. Quindi hai visto la tensione e il tempo. La tensione la imposti qui, semplicissimo. Il tempo lo imposti con le frecce destra e sinistra. Quindi volt su e giù, time destra e sinistra. Poi al move per spostarti su e giù, destra e sinistra. Il trigger. Il trigger è una cosa molto importante che serve per far partire da un punto ben preciso la visualizzazione. Adesso siamo in modo continuo, quindi lui non ha un punto di partenza perché me lo fa vedere sempre. Del trigger abbiamo due impostazioni. Uno è il fronte, quindi di salita o di discesa, quindi se deve superare o andare sotto il valore che ha imposto. Il valore che ha imposto lo vedo qua. Ad esempio adesso c'è impostato 3,2 volte. Mi sono accorto adesso di una limitazione di questo oscilloscopio, che però per l'uso che dobbiamo farne non è una limitazione, che se la base dei tempi è maggiore di 50 millisecondi, così, non possiamo impostare il trigger. Se è maggiore di forse 200 millisecondi, non ce lo fa impostare. Non ce lo fa impostare, adesso ti spiego come funziona. Quindi deve essere almeno 100 millisecondi. E probabilmente non mi fa andare, che dopo lo vedremo, non mi fa neanche cambiare modo di trigger, perché il trigger a 200 millisecondi non funziona. Quindi andiamo a 100 millisecondi e il trigger lo possiamo spostare adesso. Quello che ti stavo dicendo, che appare un'altra riga orizzontale che si sposta, e nello stesso tempo qui vediamo la tensione. Ad esempio, se io imposto 4,5 volte, cosa vuol dire? Che il trigger si innesca quando la tensione mi passerà i 4,6 volte e mi farà visualizzare la forma d'onda. Serve per sincronizzare delle forme d'onda ad un istante ben preciso. Se è in run continuo, chiaramente il trigger non entra in funzione. Vedi, mi fa sempre vedere. Adesso non vedo tutto, tieni presente che non vediamo quello a destra e quello a sinistra. Quindi io giro il trimmer, ma lo vediamo in ritardo. Quindi per usare il trigger dovremo andare in un altro modo di funzionamento. Quindi menu, freccia destra, trigger mode, auto. Auto corrisponde a questo run qua. Trigger mode normal. Qui esce un bel white lampeggiante, è in attesa. Cosa vuol dire? Se io con questa tensione scendo, vedi, non visualizza niente. Ha tenuto in memoria quello che c'era prima. Adesso scatterà una foto di quello che succede dopo il 4,6 volt. Salgo, ecco, ha triggerato. Se scendo non succederà nulla, perché io ho la freccia solo in su. Per sincronizzare al contrario, quindi sul fronte di discesa, dovrò cambiare quella freccia lì, e lo faccio da qua, e la freccia va in giù. Adesso sì che se io diminuisco lui sincronizza. Ecco qua, ha sincronizzato e ha memorizzato. E col move posso andare a vedere cosa è successo. Il trigger posso spostarlo anche di posizione. Adesso porto la tensione alta, cancello e scendo. Faccio anche uno stop. Se mi sposto riesco a vedere cosa è successo da quando ho triggerato. Quindi qui ha triggerato, questo qui diciamo non era in memoria, lui ha triggerato da qui e da qui in avanti è il mio potenziometro che ha fatto scendere la tensione. L'ho fatto scendere fino a questo valore qua. Quindi il trigger, come hai visto, serve per sincronizzare la tensione in un punto ben preciso, in su o in giù. Il trigger possiamo prenderlo anche dal canale 2. Abilitandolo ovviamente. Il trigger è uno solo per tutte e due le sonde. Una sonda fa da trigger e l'altra farà la misura. E qui decidiamo quale canale dovrà fare da trigger. Qui impostiamo il fronte, salita e discesa. Adesso collego il generatore dei segnali, così facciamo qualche misura di frequenza ben precisa. E così ti faccio vedere anche il modo singolo. Ho collegato il generatore dei segnali. La sonda è collegata all'uscita del generatore dei segnali stesso. Adesso ho impostato una frequenza di 50 Hz, 5 volt d'uscita, onda quadra.
con un duty cycle, che poi ti farò vedere cos'è, del 50%. Se accendo l'uscita non vedo nulla perché dovrò andare a impostare sia la tensione che la base dei tempi. Tensione qui è 5 volt, infatti si sta spostando di un quadretto, quindi qui aumenterò anche a 1, così magari lo porto in corrispondenza di una riga, quindi move così, e adesso sposto la base di tempi, time, e questa qui è la nostra onda quadra a 50 Hz. Se la spengo se ne va, accendo e la visualizzo. Adesso nel modo continuo il trigger è qui, proviamo a spostarlo, vedi cosa succede. Anche nel modo continuo comunque il trigger ha la funzione di tenere ferma l'onda, tenere un punto fisso di dove devi fare la misura. Ad esempio adesso è sul fronte di salita, qui col move o col trigger destra-sinistra decido qual è il punto, ad esempio voglio metterlo su questa riga qui, però devo andare a intercettarlo, quindi scendo di tensione, ecco l'ho intercettato qui, fronte di salita, e l'ha sincronizzato perfettamente. Quindi so che la mia onda quadra partirà da quel punto qui a quella tensione qui, chiaramente sale di colpo e quindi è sempre precisa. Se fosse sinusoidale, la vedremo dopo, cambierà a seconda se lo spostamento è destra o sinistra. Se cambio la frequenza vedrò stringersi, nel caso se l'aumento, o allargarsi. Aumentiamo un po'. Chiaramente più aumento e più farò fatica a vederla. Quindi dovrò cambiare questo tempo. 5 millisecondi, non è più sufficiente. Time, farò 2 o anche 1. Andiamo avanti, aumento la frequenza, mettiamo a 300 Hz. Ho la possibilità di misurare anche la frequenza, o la calcolo misurando il periodo con i cursori, con i quadretti o con le misure, però ci viene comodo entrare nelle misure e attivare frequency counter FCNT. 299 Hz, 300 Hz, 300 Hz, perfetto. Adesso qui mi sposto ancora, cambio scala qua, sposto i kHz, 1 kHz è 3, 2 kHz, 3 kHz. Dovrò cambiare ancora la base dei tempi, time, ecco qua. C'è un altro modo di visualizzazione per vedere meglio l'onda quadra, è questo qui, sample peak o HD. HD toglie quei disturbi lì, però fa questa seghettatura qua. Dipende da cosa si va a misurare. Il duty cycle, che ti dicevo all'inizio, è la larghezza dell'impulso superiore. Possiamo andare a stringerlo tantissimo, facciamo l'1%, facciamolo partire, vedi com'è stretto. E lui è sempre sincronizzato qui. Posso andare a scendere ancora con la base dei tempi per andare a vederlo meglio. Se qui cambio il duty cycle, lo porto ad esempio 80%, quindi la parte sopra è più grande e la parte sotto più piccola, 50% invece sono uguali. E questo è il duty cycle. Andiamo a vedere adesso il segnale sinusoidale. Ecco il segnale sinusoidale, anche qui dovremmo impostare la tensione, in questo caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, circa 7 volt picco picco, partendo dallo 0. Quindi questa sinusoide non passa dallo 0, ma è tutta positiva. E qui adesso vediamo bene come funziona il trigger. Impostiamo la tensione e il punto. Ad esempio adesso è sincronizzato a 3,7 volt. Se io gli cambio la tensione, vedrai che quel punto qui dove si interseca cambierà, quindi me la sposterà. Vedi? Come cambia? E se vado fuori non riesce più a sincronizzarla ed è casuale. Così è nel modo continuo. Nell'altro modo che ti ho accennato all'inizio, facendo menu freccia destra normal, lui cosa fa? Ogni volta che arriva sincronizza, quindi adesso sta sincronizzando a 700 Hz. Se lo tolgo va in attesa e aspetta una nuova sincronizzazione. Questo qui è comodo per sincronizzare degli eventi brevi che vogliamo vedere, perché se no li perdiamo. Se non fosse una sinusoide ma fosse qualche cosa di diverso, in questo modo possiamo andare a sincronizzare esattamente il punto che ci interessa e magari possiamo poi spostare con la freccia destra-sinistra per andare a vedere i punti che ci servono.
possiamo anche farlo poi manualmente andando in menu single, vuol dire che lo fa una volta sola dando il comando qua. Se io tolgo e metto, lui comunque ce l'ha a video. Se la cancello white, lo fa una volta sola. Ok, qui quando l'ho messo è salito di colpo e lui ha memorizzato quello che ci sta dopo. White, do la sinusoide, chiaramente fatto col filo, ci sono i rimbalzi del filo. Comunque questo qui è il modo per fare una sola sincronizzazione, infatti lo chiama modo single e si fa da qua. Se il segnale continua ad arrivare, chiaramente adesso arriva a 700 Hz, cambia poco da così ad auto e ad normal. Per iniziare tienilo in auto, qui togli lo stop, ricordati che se vedi stop devi schiacciare quel tasto qua per andare in run. E diciamo l'oscilloscopio è tutto qui, tensione, tempo e trigger, sono le tre cose che ha l'oscilloscopio. Vediamo la forma d'onda triangolare, anche qui se cambio la tensione di trigger, vedi come si sposta. Posso fare anche fronte di discesa andando qua, lo fa sulla discesa dell'onda, così lo fa sulla salita e così sulla discesa, in quel punto qui sincronizza. Se io sposto il trigger, vedi che va a destra e a sinistra. I cursori servono per fare delle misure ben precise in vari punti. Adesso avendo una frequenza fissa e un'onda fissa non hanno molto senso, ma quando abbiamo delle cose un po' particolari i cursori ci vengono comodi. Dobbiamo attivarli da qui, cursor. Possiamo attivare o solo quello orizzontale o quello verticale, che sono sempre due comunque, o entrambi, orizzontali e verticali. Vediamoli tutti e due, prima facciamo l'orizzontale che serve per misurare la tensione. Andiamo qui, cursore, schiacciando cursore più volte ci spostiamo, adesso siamo sotto e così siamo sopra, con le frecce ci possiamo spostare. Voglio misurare da qui a qui, infatti qui mi dice delta 6,6 volt. Adesso io vado in quella sopra, la sposto, se voglio sapere a metà più o meno quant'è, 3,3 volt. Quindi è come un tester che si sposta dove voglio andare a misurare. I cursori verticali mi misureranno il tempo, andiamo a vederli. Vertical, andiamo a prendere un periodo completo, quindi sposto questo sulla punta, quest'altro sulla punta, e qui mi dice il tempo che è 1,4 millisecondi. Sapere esattamente il tempo che intercorre da un punto all'altro. Il persistent è la persistenza del segnale, adesso è al minimo, premio a farlo da un secondo così si vede bene. Adesso io cambio la frequenza, vedi che c'è tipo un'ombra, mettiamolo di più di un secondo così lo vediamo di più. Persistent 10 secondi, serve per non perdere degli eventi che magari sono sporadici. Vedi cosa fa? Fa vedere quello che c'è stato, vedi, fa vedere sotto. Rimane in persistenza per 10 secondi e dopo pian pianino scompare. Può essere utile in certe occasioni. Ricordati poi di disabilitarlo. Int vuol dire che la persistenza c'è sempre, infatti permane, cambia solo probabilmente il colore, vediamo. Sì, quello più vecchio rimane più chiaro, così è minima, quindi non c'è persistenza. Le cose basi per usare l'oscilloscopio le hai viste, quindi per non sbagliare parti sempre da volt e time. E poi il trigger. Trigger, fronte di salita, fronte di discesa e tensione e il modo di trigger. Queste qui sono le cose principali per poter usare l'oscilloscopio. Come vedi sembra complicato, ma alla fine è semplicissimo. È un tester che fa le misure nel tempo. Per questo video è tutto. Spero che ti sia stato utile per iniziare a utilizzare l'oscilloscopio e noi ci vediamo, sentiamo ad un prossimo video. Ciao!